Play 38. Rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Ta-da! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Ta-da! Un'unica parola per stupire. Ta-da! Su RTV 38, Ta-da! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa nuova puntata di Ta-da, prontissima ad aprire questo giovedì dedicato alle imprese e alle aziende. Quindi a proposito di quest'ultimi, iniziamo proprio dalla storia del mondo verde. In compagnia di Mario Mela, amministratore Mondo Verde SRL, buonasera. Buonasera. Federico Gnesti, sindaco del comune di Scarperia e San Piero. Buonasera, buonasera. E Valerio Fabiani, consigliere Regione Toscana. Buonasera, buonasera anche a lei. Quindi, qual è la storia della Mondo Verde, come nasce, cosa produce e soprattutto cosa è successo in queste settimane, in questi mesi? È un'azienda nata nel 1971. Che opera nel settore del giardinaggio prevalentemente, con prodotti vari, sia per quanto riguarda in questo momento molto importante l'allontanamento di animali, tipo cinghiali, lupi o cose del genere, con prodotto testato fra l'altro dall'AMA a Roma, che lo ha definito il migliore che c'è in questo momento, quindi questo ci fa molto piacere, devo dire. E poi in quelle che sono corroboranti, ovvero nell'aiuto, nella fertilizzazione, nelle citronelle, e su questo bisogna fare un piccolo inciso, perché le citronelle che sono a base di paraffina, ovvero prodotto derivante dagli idrocarburi, noi abbiamo dei prodotti che invece sono naturali, e addirittura usciremo a breve con una citronella vegana, il che può sembrare strano, ma vi garantisco che è esattamente questo, e tra poco lo metteremo sul mercato. È un'azienda che ha avuto i problemi che disgraziatamente sappiamo, sì. Problemi che, su cui non intendo dilungarmi, perché le cose tristi è bene non dirle, diciamo le cose positive. Io e mio fratello abbiamo rilevato questa azienda dopo che siamo stati coinvolti, direi molto emotivamente, da Salucci, che è il nostro direttore, che ci ha presentato e ci ha fatto un prospetto, direi, che noi abbiamo ritenuto interessante, degno di riniziare nuovamente un nuovo percorso, cosa che forse, vista l'età, era meglio se si restava a casa, in famiglia. Ma no! Deciso di fare questa nuova avventura, che ci sta dando delle grosse soddisfazioni, devo dire, veramente notevoli. Quindi, dopo la crisi, risorge con nuovi progetti di sviluppo, grazie anche a tutti quei lavoratori che hanno lottato mantenendo la speranza, non solo lavoratori, ma soprattutto lavoratrici. Sì, soprattutto lavoratrici, perché in questa azienda c'è un'altissima presenza di donne che vi lavorano. Io penso che questa storia sia una bella storia da raccontare, perché in fondo ci racconta anche quello che è l'impegno e la sfida che noi come Regione Toscana abbiamo lanciato. Noi, diciamo, siamo convinti che una criticità può diventare un'opportunità. In questo caso è diventata un'opportunità tangibile, che si capisce anche dai progetti importanti, poderosi di sviluppo che il dottor Mela qui ha cominciato a raccontare, che hanno condiviso con le istituzioni e con i lavoratori. Io la dico così, il salvataggio di questa azienda è stato, come avviene sempre per chi, io insomma lo vedo ogni giorno occupandomi
di crisi industriali per conto della regione, è stato un lavoro a più mani a cui ha partecipato anche in maniera preziosa l'amministrazione comunale, le organizzazioni sindacali, ma il grazie più sentito, oltre a quello che dobbiamo rivolgere ai fratelli Mela che hanno raccolto questa sfida e rilanciato un'azienda che stava morendo, lo dobbiamo davvero ai lavoratori e in particolare alle lavoratrici, perché loro ci hanno creduto anche quando non sembrava crederci più nessuno, anche quando la situazione sembrava davvero disperata. Io lo dico con una battuta: arrivarono in regione la prima volta e avevano le lacrime agli occhi perché vedevano la loro azienda, che era anche un po' casa loro, morire. E il tavolo di chiusura della vertenza che abbiamo voluto fare nello stabilimento si è concluso con le lacrime agli occhi, certo, ma erano lacrime di gioia. Ovviamente, quindi sindaco, è stato molto importante supportare l'azienda anche proprio per il mantenimento dei posti di lavoro. Ma sicuramente, cioè mantenere i posti di lavoro, quindi dare sviluppo, dare continuità, soprattutto mantenere un presidio all'interno di un polo industriale importante come quello dell'area di Pianvallì con il nostro comune Scarpieri e San Piero è stato un aspetto determinante anche nel sostegno che l'amministrazione comunale ha voluto dare alla famiglia Mela, alla regione, grazie all'intervento del consigliere Fabiani, per fare in modo che proprio quei lavoratori e quelle lavoratrici potessero avere una speranza. E su questo ci siamo anche impegnati fin da subito a mettere in campo tutto quello che poteva essere di sostegno all'azienda per la nuova ripartenza, quindi anche collaborazioni con altre aziende, centri di ricerca, penso anche enti, istituzioni, penso al Galstart, penso al Consorzio Record, penso a tutta una serie anche di attività che sono presenti nel nostro territorio e che possono aiutarli proprio nello sviluppo, nella ricerca di quello che deve essere una nuova aggressione, certo, ma positiva, del mercato che l'azienda Mondo Verde sicuramente vorrà fare, come ci ha illustrato appunto nella chiusura del tavolo di crisi che una ventina di giorni fa abbiamo fatto proprio all'interno di Mondo Verde, con grande gioia e soddisfazione di tutte le parti. Grazie mille, dopo quindi ci farete capire come vi muoverete nei prossimi mesi. Grazie mille, a dopo. Adesso l'iter della compravendita. In compagnia dell'agente immobiliare Faustino Fabiano, grazie per essere con noi e ben ritrovato. Buonasera, ben ritrovato. Come stai? Molto bene, grazie, sempre un piacere, sempre molto appunto piacevole venire a trovarvi, è sempre un'emozione nuova e diversa. A noi ci fa davvero piacere. Quindi torniamo ancora una volta a parlare dell'iter della compravendita. Facciamo un riepilogo dei punti già affrontati. Volentieri. Iniziamo da scegliere accuratamente un agente immobiliare professionale, come ovviamente il nostro Faustino. Poi farsi fare una stima accurata. Sì. Effettuare una due diligence. E anche questo è molto importante, sì, concordo. Preparazione del materiale multimediale. È alla base per presentare un buon prodotto. Studiare una campagna pubblicitaria adeguata. E anche questo ha il suo peso, insomma, nell'iter. Inizio ricerca e selezione del cliente. E questa è una parte molto, secondo me, molto, che a me piace particolarmente, insomma, perché ci cimentiamo con quello che poi definiamo mercato, che in realtà è un qualcosa che andiamo svolgendo via via e non ce ne rendiamo conto a volte. Proposta d'acquisto o preliminare di compravendita? Qui abbiamo già chiaramente, siamo già un passo avanti, abbiamo già individuato un cliente, quindi andiamo a concretizzare, insomma, quello che è un po' l'iter. Cosa si intende per post vendita? Andiamo avanti così. Cominciamo da qua. Dunque, post vendita, a mio modesto parere, è, come dire, una delle fasi più delicate, perché innanzitutto se abbiamo lavorato bene a monte, se c'è stata, come dicevi prima, una due diligence fatta bene, quindi abbiamo valutato tutti quegli aspetti ipotecari, catastali, che sono alla base poi per avere una relazione tecnica che ci permette appunto di fare un rogito in tutta serenità e senza intoppi, già questo ci pone nella condizione, diciamo, di avere un post vendita molto più tranquillo. I problemi, diciamo, solitamente che si possono presentare sono sempre determinati da una scarsa
come dire, attenzione in quello che si è fatto precedentemente. Per questo questa fase appunto diventa cruciale, perché una banale, voglio dire, dimenticanza può generare magari delle problematiche che poi spesso, ahimè, a me è capitato pochissime volte per fortuna, ma possono sfociare anche in liti, se non in cause che poi interrompono anche, no, quello che è l'iter stesso, quindi la trattativa, certo. Si butta via magari del lavoro prezioso e si vanifica anche l'operato, insomma, di un professionista, spesso e volentieri. Quindi come deve essere gestita? Posso dire come lo gestisco personalmente, certo. Diciamo che, ripeto, io lavoro, mi piace lavorare molto, molto prima, cioè nel senso affronto quelle questioni che devono essere affrontate via via, ponendo la giusta attenzione, magari ci perdo un pochino più di tempo. Faccio un esempio: se ho un immobile che so che magari può essere venduto velocemente perché ha un prezzo particolarmente appetibile, perché magari l'immobile ricade in una zona dove c'è tanta richiesta, quindi è più facile trovare acquirenti, però non mi lascio mai, ecco, prendere da, come dire, dall'euforia in quel senso, ma ripeto, faccio tutta una serie di passaggi prima, di modo che quello che succederà dopo sicuramente non mi creerà problemi. Poi purtroppo gli imprevisti sono all'ordine del giorno. Potrei raccontare veramente tantissimi episodi di compravendite che sembravano andare lisce, okay, come l'olio, e poi magari invece si interrompono anche per una cavolata apparentemente, insomma, ecco. Quindi quanto è importante il post vendita? È importantissimo, il post vendita, lo ripeto, è qualcosa di veramente cruciale. Io questo, per fortuna, sempre di più molti miei colleghi stanno sposando anche delle procedure. Io, sai che faccio parte di FIAIP, che è Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, la quale ha istituito una FIAIP, che non è nient'altro che un processo, si fa per dire, non è nient'altro, in realtà è un processo molto complesso che però mira a, come dire, a prevedere una serie di passaggi. Di conseguenza chi lo fa viene certificato dall'associazione, e per questo motivo, diciamo, molti miei colleghi stanno adottando sempre di più questa procedura a livello nazionale, addirittura, perché FIAIP sappiamo che è a livello nazionale, quindi questo ci aiuta e soprattutto crea meno difficoltà, meno, come dire, paura, se vogliamo anche dirlo, nelle persone, insomma, perché spesso quando mi arriva un cliente e vuole fare un'offerta, la prima cosa che mi dice ma siamo sicuri che sia tutto a posto, insomma è molto diffidente, e lo capisco, perché purtroppo le esperienze pregresse non sono state sempre, come dire, positive, e quindi questo alimenta il dubbio. Poi sappiamo bene che un'unica mela marcia a volte inficia tutto il cesto, anche se gli altri non lo sono, insomma. Dopo quindi parleremo proprio di questi passaggi in modo accurato. Grazie mille. Grazie a te. Adesso andiamo avanti parlando del lavoro dalla A alla Z. Ta-da! In compagnia del consulente del lavoro Ennio Zambon e dell'avvocato lavorista Francesco Alvaro. Grazie per essere con noi e benvenuti. Grazie a voi. Grazie. Buonasera. Perché consulente del lavoro? Come può essere descritta la sua attività? Beh, il consulente del lavoro è un professionista al pari del commercialista, dell'avvocato, con un proprio ordine professionale, che cura e amministra i dipendenti e, diciamo così, le risorse umane per conto delle aziende. Per riassumerlo con una battuta, potrei dire che è quel professionista che riesce a scontentare contemporaneamente due parti, sia i datori di lavoro, perché ci dicono che spendono sempre troppo, sia i lavoratori, perché ci dicono che guadagnano sempre troppo poco. Tuttavia, per parlare in modo un po' più serio della professione del consulente del lavoro, il consulente del lavoro è quel professionista che cura gli adempimenti complessi, articolati e variegati in materia di lavoro che i datori di lavoro devono seguire per amministrare e per gestire correttamente i propri dipendenti. Qualche anno fa ci qualificavano esclusivamente come quelli delle buste paga, perché essenzialmente il core business dei consulenti del lavoro era essenzialmente fare le buste paga per conto delle aziende. Nel corso degli anni, dopo l'istituzione del nostro ordine professionale a livello nazionale, che è del 79,
e con l'andare del tempo abbiamo acquisito professionalità e riconoscimenti a livello nazionale, tanto che adesso il consulente del lavoro si occupa dalla ricerca e selezione del personale per conto delle aziende alla amministrazione ordinaria di quelle che sono le buste paga, quindi la gestione quotidiana dei rapporti di lavoro per conto delle aziende, tutti gli adempimenti correlati in materia fiscale, previdenziale e contributiva. Ci occupiamo del contenzioso stragiudiziale, per il contenzioso giudiziale ci avvaliamo degli amici avvocati lavoristi come l'avvocato Francesco Alvaro qui a mio fianco. Ci occupiamo poi di tutte quelle che sono le relazioni sindacali con le organizzazioni sindacali, quindi gli accordi aziendali, gli accordi di secondo livello, e spaziamo, diciamo, in tutto quello che è il mondo del diritto del lavoro applicato principalmente alla gestione dei rapporti di lavoro subordinato, compresi, questo è un settore molto in evoluzione negli ultimi tempi, la gestione dei rapporti di lavoro di collaborazione domestica per conto dei datori di lavoro privati. Quindi, avvocato lavorista, stessa domanda, di cosa si occupa nel dettaglio? Allora, diciamo che l'avvocato lavorista, come accennava l'amico Enio, potrebbe apparire una duplicazione in prima battuta del consulente del lavoro. Non lo è, perché le nostre competenze si affiancano, vanno ad integrare, vanno ad accompagnare un percorso di consulenza e di attività che può svolgersi sia in senso stragiudiziale sia in senso giudiziale, affiancando il consulente del lavoro qualora l'assistenza riguardi un datore di lavoro e quindi un'attività di impresa imprenditoriale, il lavoratore qualora le organizzazioni sindacali e i lavoratori qualora invece la nostra assistenza viene richiesta dall'altra parte del contratto e del rapporto di lavoro. Da una parte abbiamo i datori di lavoro e da una parte abbiamo i lavoratori. Ci occupiamo di consulenza in una materia, il diritto del lavoro, che è straordinariamente diventata complessa, articolata negli ultimi tempi in ragione di una sempre più stratificata normativa che è andata a sovrapporsi nel corso degli anni, durante il quale, e lo accennava Enio qualche istante fa, soprattutto nell'ultimo decennio direi, dal 2012 in avanti, ci sono state delle radicali trasformazioni della materia che hanno comportato, se vogliamo, ad uno stravolgimento del mondo del lavoro e del mercato del lavoro e del rapporto di forza datore di lavoro lavoratore come si intendeva un tempo. Chiaramente mi permetto di dire, a mio avviso, quando si parla dell'avvocato del lavoro non bisogna pensare che l'avvocato intervenga solo nel momento in cui c'è una vertenza. A mio avviso una professione oggi deve essere intesa anche come affiancamento, accompagnamento, dicevo prima, affinché si possa arrivare ad una definizione di una vertenza, alla gestione di un problema, prima che questo diventi patologico. Per noi patologico si intende oramai un conflitto insanabile rispetto al quale si arriverà certamente poi ad un contenzioso. E questo lo possiamo fare, ripeto, in affiancamento al consulente del lavoro, che per noi è certamente un riferimento. Benissimo, dopo ci farete capire se consulente del lavoro e avvocato lavorista sono due lavori, professioni complementari. Grazie mille. Senz'altro. Adesso andiamo avanti con Federcaccia. In compagnia del nostro presidente di Federcaccia Firenze, Simone Tofani. Ciao Carlotta, buon pomeriggio. Grazie, era tanto che non ci vedevamo, hai visto? Abbiamo avuto questa occasione. Tutti martedì, a volte il giovedì. In compagnia di un ospite speciale, ce lo presenti? Sì, oggi ho con me il nostro segretario, il segretario provinciale di Federcaccia Firenze. Ecco, ricordiamo, Federcaccia Firenze è l'associazione venatoria più grossa della provincia di Firenze, con i suoi 7.000 associati. Io ho l'onore davvero di rappresentarli, di essere il presidente provinciale. Ho qui con me Mauro Danelli, segretario provinciale, ma anche membro del comitato di gestione dell'ATC 5 Firenze Sud. D'altra parte abbiamo sempre detto, no, come i cacciatori siano anche i gestori del territorio, certamente insieme alle altre componenti, no, dell'ATC. Oggi pomeriggio peraltro abbiamo Federico Ignesti, componente, sindaco di Scarperia,
componente della TC Firenze 4, dove anche noi abbiamo un membro autorevole che è Massimo Fabbri. Quindi tutti i componenti, agricoltori, istituzioni, ambientalisti e cacciatori sono i gestori di un territorio particolare, il territorio a caccia programmata, che per l'appunto è quel territorio dove i cacciatori espletano la loro passione. Ad oggi riprendiamo un tema già affrontato due settimane fa, sto parlando dell'allerta lupi, perché cosa è successo in questi giorni, Simone? Sì, ecco, eravamo stati dei facili profeti, non delle Cassandre, non Cassandra, ma dei facili profeti, perché affrontammo il problema, potremmo, oppure la questione, ecco, la questione lupo, proprio 15 giorni fa, con la dottoressa Elisa Mazzei, vicepresidente regionale di Federcaccia, e rappresentante delle Federcacciatrici, del coordinamento delle cacciatrici di Federcaccia, proprio parlando del lupo e di come il lupo sia sempre più vicino ai centri abitati. Notizia di questi giorni, proprio ieri un nostro presidente comunale, peraltro di Figline, ci ha segnalato che proprio qui, Figline, due situazioni particolari, in una addirittura uno o due lupi sono entrati all'interno di un giardino e hanno tentato di predare un cane, causandogli delle gravi ferite, per fortuna non mortali. L'altro, sempre in questa zona, l'altra segnalazione, tutta la notte più lupi hanno ululato vicino alla casa di un nostro associato, certamente creando paura e preoccupazione. Quindi questi animali sono sempre più vicini e, diciamo, devono essere, l'abbiamo detto anche l'altra volta, no? Censiti, dobbiamo sapere quanti sono, ma anche che predazione fanno nei confronti degli animali domestici. Si parla di feral dog, no? E il lupo è davvero così, diciamo, attacca davvero così tanto gli animali domestici, il cane sembra di sì, d'altra parte dobbiamo saperlo. Proprio le Federcacciatrici hanno organizzato un censimento aperto a tutti i cacciatori, ovviamente i soci Federcaccia, per capire quanti sono le predazioni, se ci sono state predazioni nei confronti di animali domestici, il lupo. Quindi dobbiamo capirlo, conoscerlo, e stiamo cercando di farlo insieme certamente anche agli agricoltori, no? 15 giorni fa era qui presente anche rappresentante della Coldiretti, dove sì, ci raccontavano la stessa cosa. Sì, quindi ecco, questo era un po' l'argomento dell'altra volta, è un argomento che, come dire, torna alla ribalta. D'altra parte, no? Abbiamo sentito parlare prima, io conosco molto bene anche Mondo Verde, perché nella mia vita precedente, che sono stato direttore di un'importante cooperativa agricola, conoscevo bene i prodotti di Mondo Verde, così come il repellente, no? Che abbiamo visto sul tavolo di Mondo Verde. Sappiamo come sia importante anche tenere a bada gli altri animali selvatici, cinghiali, no? Soprattutto, d'altra parte anche caprioli, no? Che si stanno sempre più spostando verso le nostre città o ambienti antropizzati. E questo spostamento da monte a valle potrebbe, uso e condizionale, io sono un agronomo e quindi non sono un tecnico faunistico, sono un agronomo oggi in veste di presidente provinciale di Federcaccia, ma questa forte presenza di cinghiale e, diciamo, in subordine capriolo vicino alle nostre città, quindi questa, diciamo, discesa da monte a valle potrebbe essere causata anche dalla presenza di lupi a monte che fanno spostare poi a valle gli animali, gli altri animali selvatici, cinghiale, che ovviamente sono molto pericolosi non solo per i danni alle coltivazioni che fanno, ma anche per gli incidenti, certo, che possono provocare, no? Quindi noi, come gestori del territorio, dobbiamo cercare di capire anche tutto questo, e a te la parola, perché il tempo a nostra disposizione è finito, dopo parleremo con Mauro. Di filiera delle carni. Grazie mille, a dopo. Adesso diritto al punto. In
compagnia dell'avvocato Lapo Bartalucci. Ben ritrovato, Lapo. Buonasera, Lotta, e buonasera a tutti i telespettatori. Come stai? Bene, grazie. Ci terrai compagnia nel corso di queste settimane? Affronteremo diversi temi, a sbaglio? Sì, ti ringrazio e ringrazio tutta la trasmissione di Tada affinché si possa creare una rubrica che nelle prossime settimane tratterà molti temi appunto legati all'ambito appunto del diritto e della vita comune e quotidiana di ognuno di noi. Quindi, diritto al punto, iniziamo da l'amore eterno finché dura. Come mai? Oggi parleremo di matrimonio, separazione e divorzio. Quindi, che differenza c'è fra la separazione mediante la procedura di negoziazione assistita e la separazione da introdursi in tribunale? Esattamente, e si tocca un tema trasversale appunto e attiene appunto alla vita di tutti noi e l'ambito che è stato introdotto negli ultimi anni con la nuova formula della procedura per mediante negoziazione assistita, tra virgolette si intende dai legali, si è posta come elemento che spingesse il più possibile a trovare un accordo, perché negli ultimi anni o precedentemente spesso e volentieri sia per luoghi comuni ma anche poi per effettiva realtà l'ambito della separazione e quant'altro era appunto molto ostico, molto combattuto, non che ora lo sia meno, però grazie a questa procedura appunto mediante negoziazione assistita si ha anche degli elementi diversi, cioè si cerca di spingere verso un accordo laddove è possibile e i legali lavorano di concerto per questa finalità e si ha anche un alveo più protetto sotto un certo punto di vista anche a livello psicologico dei coniugi che comunque stanno affrontando un passo comunque sia importante della loro vita, perché l'ambito del tribunale non lo vedono, perché sono incontri che vengono svolti all'interno degli studi appunto dei legali e solo successivamente, qualora appunto si pervenisse ad un accordo, è soltanto questo, cioè l'accordo che viene depositato dai legali in tribunale affinché sia vistato dal giudice, in modo tale che ciò consenta appunto una sveltezza rispetto alle tempistiche classiche previste appunto dalla procedura civile dell'introduzione del ricorso per separazione consensuale e addirittura la sua deriva è quella giudiziale. Quindi ristrettezza dei tempi, non andare incontro anche appunto a delle lungaggini che sono fisiologiche del nostro, purtroppo, del nostro apparato ministeriale e oltretutto anche un trattamento economico previsto dalle tabelle ministeriali stesse che è ben diverso e quindi più basso rispetto all'iter classico della separazione consensuale e giudiziale in tribunale. I tempi. Quali sono? I tempi se viene utilizzato appunto lo strumento della negoziazione assistita sono direi molto rapidi rispetto a quelli classici, perché dall'invito alla negoziazione al fatto che poi venga appunto accettata e la sua introduzione si svolge tutto all'interno di 90 giorni fondamentalmente. Diritto al mantenimento, come si calcolano gli aspetti economici ovviamente tra i coniugi? Questi aspetti, tipo appunto il diritto al mantenimento, risentono chiaramente della stessa regolamentazione che vi sarebbe appunto in una separazione classica, consensuale o giudiziale in tribunale, cioè si verificano gli ultimi tre redditi negli anni di un coniuge e dell'altro e fondamentalmente è l'aspetto appunto matematico che fa la soppesazione appunto degli elementi in gioco.
nei confronti dei coniugi. Bisogna considerare chiaramente anche le separazioni in cui vi è la prole, allora questo è un elemento in realtà importante perché diventa a quel punto fondamentale e primario. Mi ricollego un secondo all'aspetto della negoziazione assistita e anche un qualcosa appunto che cerca anche di tutelare appunto l'aspetto da non dimenticarsi appunto della prole che può essere meno sottoposto anche a uno stress psicologico che è inevitabile perché poi viene vissuto nelle quattro mura e al di là appunto dell'età stessa dei figli e si cerca ormai ultimamente di andare sempre verso la direzione appunto dell'accordo. Poi chiaramente così come quando ci si sposa, quando ci si separa, le cose si fanno in due, quindi non c'è anche un elemento di costrizione se l'altro coniuge non è incline comunque a questo aspetto, come si dice, si parte bene e poi viene una deriva appunto negativa e quindi si sfocia nella separazione giudiziale. A proposito dei figli, come ci si comporta con loro? Qui è molto importante e anche fa parte appunto di uno spirito anche di formazione che grazie a molti professionisti che collaborano con me mi insegnano costantemente, io voglio continuamente di apprendere, anche il supporto sempre di uno psicologo perché direi che al momento d'oggi quando si tratta questi temi diventa veramente fondamentale rispetto al passato che non veniva considerato come elemento centrante. Grazie Lapo, le cose da dire sono ancora tantissime, sì. Ci torniamo più tardi. Va bene. Adesso andiamo avanti con un servizio COP, capiamo quelle che saranno le attività al Museo Galileo. Le Botteghe della Scienza è il nome di una serie di 12 incontri che dalla metà di gennaio si tengono ogni domenica mattina al Museo Galileo di Firenze, nati nel segno della socialità e dell'artigianalità, un'offerta culturale rivolta a chiunque, con una particolare attenzione per bambini e famiglie, che potranno prendere parte a laboratori pratici e divertenti allestiti proprio nelle sale del museo. Sono 12 attività che vanno appunto da oggi che facciamo vedere al nostro pubblico il tornio del vasaio fino ad arrivare al gelato, che faremo il 2 aprile. E qui chiaramente vi devo spiegare perché il gelato. Noi abbiamo conservato proprio all'interno del museo tutti gli strumenti termometrici degli accademici del cimento, seconda metà del 600. E pensate, probabilmente parte proprio da lì la possibilità di riuscire ad abbassare la temperatura con sale e neve. In questo modo si riusciva a portare la temperatura da meno 1, meno 2, anche a meno 16 e meno 20, a seconda che tipologia di sale si inseriva nella neve. Il tornio del vasaio, quindi, passando per l'arte del gelato, i cannocchiali e i telescopi, ma anche la forza motrice e la camera oscura, l'antenata dell'odierna macchina fotografica. Questi e molti altri, i temi che i visitatori potranno affrontare nelle 12 domeniche, che fino al prossimo 2 di aprile, animeranno il fine settimana del Museo Fiorentino. Non manca il buon cibo, con una colazione che sarà offerta a tutti i partecipanti grazie al contributo di Unicoop Firenze, sempre presente quando ci sono da sostenere cultura e arte. Io ringrazio moltissimo, intanto perché chiedo sempre a Unicoop Firenze di aiutarmi, soprattutto per riuscire a fare le attività educative. E qui c'è la diffusione che voi riuscite a fare, che è molto capillare, ma devo dire c'è anche una parte di spese che vengono pagate, come no, da Unicoop Firenze. Quindi un grazie veramente di cuore. Il ciclo di incontri ha avuto inizio domenica 15 gennaio con una giornata dedicata all'arte del tornio grazie a un laboratorio pratico che ha visto protagonisti i tanti bambini accorsi per l'occasione. La dimostrazione, realizzata in collaborazione con Officina Ceramica e Bottega Pendolare, ha voluto porre l'attenzione sull'aspetto manuale e artigiano del genio di Galileo, mettendo al centro dell'intero progetto il recupero di quei mestieri e di quelle conoscenze che diedero vita a botteghe e corporazioni. In realtà Galileo, grande intelligenza, grande ingegno, però era un artigiano.
quindi realizzava le proprie lenti manualmente, realizzava i propri manufatti come il compasso con le proprie mani e faceva i propri esperimenti sempre con le mani. Quindi questo aspetto della manualità all'interno del Museo Galileo è fondamentale. Tecnica, storia, buon cibo e voglia di stare assieme. Ecco gli ingredienti delle botteghe della scienza. Per maggiori informazioni sul calendario eventi, il sito di riferimento è www.museogalileo.it. Mi è piaciuto soprattutto la possibilità che ci hanno dato di poter anche lavorare, quindi sporcarsi le mani e provare insieme a fare questi oggetti con l'argilla. E poi c'è stata anche la parte storica e tecnica che ha arricchito tutta la mattinata. Ecco. È prevista una riduzione sul biglietto d'ingresso per i soci Unicop, la prenotazione è consigliata. Ci vediamo al museo. Ta-da! Quindi, dopo la crisi, l'azienda Mondo Verde riparte con nuovi progetti di sviluppo. Quali? Quali sono questi progetti futuri? Tanti e molto belli, devo dire. Dopo siamo ripartiti, abbiamo creato una sezione di ricerca e sviluppo che si sta dando un grande affare e il nostro orientamento è tutto nel biologico. Quindi non faremo altri prodotti che non siano biologici. Non solo nel settore giardinaggio, dove noi operiamo da sempre, ma anche nel settore dell'agricoltura. Ad esempio, con un prodotto che andrà a sostituire il verderame sulle foglie delle viti, ad esempio. E avrà un effetto non solo antitermico, diciamo così, ma anche asettico, perché andrà a incidere, a uccidere quelli che sono gli attacchi degli insetti. Certo. Per cui e tutto sarà sul biologico. Stamattina abbiamo avuto una riunione dove abbiamo impostato due nuovi prodotti molto molto importanti, del tutto innovativi. Quali? Possiamo saperlo? Non glielo dico. No. Se no sarebbe troppo bello. Io no, ci provo sempre. No, diciamo che sono prodotti che serviranno, che potranno servire sia a livello a scopo militare, diciamo così, ma non nel senso di armi, per intenderci, ma di aiuto alle persone. Sì. E quindi anche alla protezione civile, ad esempio, alla FAO potrebbero essere molto interessanti. In sintesi, in tutti quei problemi, in tutti paesi e momenti in cui ci sono delle difficoltà derivanti, diciamo, dalla mancanza di acqua, tanto per dare un parametro. Quindi stiamo lavorando molto, ovviamente abbiamo dovuto prima mettere in sesto l'azienda, cosa che stiamo ancora facendo. Certo. Abbiamo acquistato nuovi macchinari, perché senza quelli non possiamo fare la produzione che occorre all'azienda per poter sopravvivere, e quindi stiamo veramente lavorando tantissimo. Abbiamo la soddisfazione di vedere come i dipendenti ci seguono, sono impegnati al massimo, e questo è il primo momento in cui si può dire che siamo sulla strada buona, insomma, ecco. Per cui progetti tantissimi, veramente tanti. Dobbiamo passo, però, ripeto, dopo il biologico, come stiamo facendo, andremo anche sul vegano, su alcuni prodotti, anche sul vegano, perché il futuro poi alla fine è quello della tutela delle persone, e noi in questo ci crediamo, vogliamo operare e vogliamo vincere questa sfida, altrimenti non ci saremmo messi a fare un qualche cosa che dal nostro punto di vista di imprenditori eterni tutto sommato era del tutto estraneo e non aveva motivo di essere, di esistere, insomma, ecco. Questo è, credo che sia lo scopo principale, certo, che noi abbiamo, insomma. Fondamentale il ruolo della regione in questo periodo di crisi per l'azienda. Ma sì, fondamentale il ruolo di tutti. Guardate, io vorrei provare a trasmettervi anche un po' l'emozione con cui ascolto il signor Mela, e penso anche valga anche per il sindaco e sicuramente per i lavoratori. Sentir parlare di progetti così ambiziosi del futuro in un'azienda che, quando siamo arrivati, era un'azienda al declino, al capolinea,
Qui stiamo parlando di un'azienda che ha progetti per il futuro. Noi parlavamo di un'azienda che andava salvata e che vedevamo morire ogni giorno. Oggi stiamo parlando di un'azienda che assume, il dottor Mela non l'ha detto, lo dico io, e che prevede quindi un piano assunzionale, occupazionale, nuovi posti di lavoro. Noi avevamo una situazione all'inizio in cui vedevamo evaporare, scomparire i posti di lavoro esistenti. 3 l'abbiamo già assunto. Esatto, era un'azienda che rischiava di perdere commesse e importantissimi clienti, perché sono importanti clienti, certo, di Mondo Verde, e oggi ci sono nuove commesse e nuovi clienti all'orizzonte. È stata una rinascita, io lo dico, perché questo lavoro che abbiamo fatto, che è stata una corsa contro il tempo, perché a un certo punto i tempi della procedura fallimentare, che pure ha fatto un lavoro prezioso, abbiamo visto che non coincidevano con i tempi, con le esigenze di vita, fammi dire, dell'azienda. Ma una corsa contro il tempo che alla fine ci ha condotto ad una vittoria che è una vittoria di tutti, che è patrimonio, sì, di tutti e di tutto il territorio. Ecco. Sono diverse le aziende in zona che collaboreranno con la Mondo Verde. Sicuramente l'obiettivo è quello di creare relazioni, perché nei siti produttivi, se c'è scambio anche di interrelazione, c'è anche più condivisione, si dà anche un po' più il senso di comunità e responsabilità sociale delle aziende che poi vivono il territorio. Ora, prima il presidente Tofani faceva riferimento all'ATC, di fronte abbiamo l'ATC 4 che comunque è già stata interpellata per valutare appunto quelli che sono i repellenti per cinghiali o animali, però è importante quello che diceva il dottor Mela sulla parte della ricerca e sviluppo, perché abbiamo diverse attività che fanno ricerca e sviluppo, che quindi hanno proprio lo studio del suolo, che quindi necessitano proprio anche di un test, e quindi Mondo Verde, magari con la volontà di interloquire, questo può portarlo. Allo stesso tempo, quello che ha detto prima il dottor Mela sul fatto che l'azienda si rivolge anche al mondo agricolo e alla parte biologica, perché no? Già in Mugello esiste un distretto rurale che quindi lavora sull'agricoltura, è di prossima natura e di nascita anche il distretto biologico, e quindi diciamo che come azienda Mondo Verde ha tutte le titolarità già per entrarci, e questo serve perché poi anche attraverso bandi regionali, bandi nazionali, si possono trovare risorse che poi danno sviluppo e innovazione all'azienda, certo, ma soprattutto mantengono e creano occupazione, perché questo poi è il dato più importante che dobbiamo rilevare, cioè la possibilità, come ci dicevano qualche settimana fa, la corsa contro il tempo, e diceva anche il consigliere Fabiani ora, però alla fine, se non è avvalorata dalla loro volontà di investire e quindi anche di creare occupazione, non avrebbe avuto senso, invece i fatti già stanno dando ragione in questo. Benissimo, grazie mille, ci torniamo più tardi. Grazie, adesso l'iter della compravendita. Quindi torniamo a parlare del giusto iter della compravendita. Adesso ci dedichiamo a dei passaggi fondamentali che ci spiegano quanto è importante il post vendita, ad esempio il controllo costante e accurato dei tempi. Assolutamente. Allora, di solito facciamo un passo indietro: quando si redige una proposta d'acquisto o un preliminare, chiaramente vengono indicati all'interno delle tempistiche che possono essere di natura economica, quindi ti devo dare una determinata somma di denaro in un determinato modo e chiaramente a una determinata data, ma anche si indica per esempio il rilascio dell'immobile, che può essere determinato gradualmente oppure in un'unica soluzione. Sembra banale, però per esempio parlando di rilascio, spesso ci troviamo magari a dover vuotare completamente o far portare via i mobili piuttosto che altre cose, quindi poi presi dalla routine quotidiana spesso i proprietari magari si dimenticano oppure come dire posticipano determinate attività, non lo fanno chiaramente con cattiveria, ma spesso accade, quindi può sembrare come dire strano, ma secondo me un bravo agente immobiliare è importante che curi anche questi aspetti della post vendita, quindi chiaramente deve sempre avere un costante controllo sulla pratica, capire cosa sta succedendo e
a volte anche magari dare una mano, nel senso, a me è capitato più volte di segnalare, che so, l'amico traslocatore piuttosto che lo svuota cantine, che ora a Firenze va da qualche anno va di moda, però insomma sono quelle figure che spesso risolvono i problemi. Insomma, poi non ci dimentichiamo che stiamo purtroppo venendo fuori, per fortuna, da questa pandemia che ha rallentato molto in tutti i sensi, e quindi molte operazioni che prima erano all'ordine del giorno sono diventate non così facili, insomma. Facilitare il sopralluogo al perito. Facciamo un passo indietro. Diciamo che oggigiorno intanto ci stiamo scontrando purtroppo con questi tassi che sono saliti e non poco. Sembra che ci sia un out, nel senso che dovrebbero fermarsi o addirittura scendere. Ho avuto oggi proprio la conferma da parte di un istituto bancario che ha concesso il mutuo a una mia cliente. È una pratica che era 2 mesi, insomma, che era lì in decantazione, come dico io, e quindi avevo il timore che non passasse. È stato possibile proprio perché si sono leggermente abbassate, quindi diciamo è un lieto fine. Però ecco, dietro a, come dire, a questa cosa c'è tutto un lavoro. Cioè, solitamente quando un cliente chiede un mutuo, intanto bisogna disciplinare la proposta in modo che né chi venda abbia un danno, né chi compra soprattutto sia tutelato, nel senso che deve avere le tempistiche giuste per poter verificare se questo mutuo è fattibile per lui oppure no. Io di solito, e qui torniamo alla due diligence famosa, sì, lavoro prima di fare un'offerta. Se il cliente ha necessità di ottenere un mutuo, posso offrire una consulenza o un professionista all'interno dello studio che offre consulenza poi per reperire i mutui, oppure lui va direttamente, se lo preferisce, nel suo istituto di credito e fa che cosa? Chiede esattamente quali sono i parametri e le tempistiche, diciamo così, che gli servono, e quelle poi pari pari ovviamente le riportiamo all'interno dell'offerta. Anche questo salvaguardo quello che può essere un post vendita magari un pochino più burrascoso. Rispondo alla tua domanda, l'ho preso un po' larga. Il famoso perito non è altro, si fa per dire, che è un professionista, di solito sono geometri o architetti che hanno scelto di fare quella professione, cioè di occuparsi soltanto o quasi esclusivamente delle stime relative poi alle vendite appunto con mutuo, e quindi si devono recare presso l'immobile a fare che cosa? A stimare, a capire se quel mutuo che il cliente chiede effettivamente può essere erogato. E anche qui torniamo sempre all'inizio, cioè se la famosa stima che tu hai citato come uno dei punti principali è stata fatta con criterio, è stata fatta bene, chiaramente troverà riscontro anche con, come dire, con la perizia del perito. Se disgraziatamente è stata sovrastimata, potremmo avere dei problemi, perché certo, magari non collimano con le esigenze della banca in questo caso, quindi. Insomma, anche lì un bravo professionista deve lavorare in un certo modo. Deve gestire eventuali criticità, ma ci torniamo più tardi. Volentieri. Grazie Faustino. Grazie a te. Perché adesso cosa succede? Andiamo in pubblicità. Restate sintonizzati perché Tada torna subito. E eccoci qua, pronti anche per questa seconda parte. La riapriamo con il lavoro dalla A alla Z. Ta-da! Poi nella terza parte ci spiegherete anche perché lavoro dalla A alla Z. Ma prima, consulente del lavoro e avvocato del lavoro, sono due professioni complementari? Assolutamente sì, sono due professioni che viaggiano a braccetto, perché la materia del lavoro è estremamente complessa, complicata, e ciascuna delle due professioni si occupa di settori ben precisi. Il consulente del lavoro si occupa principalmente di numeri, di norme applicative nei confronti dell'INPS, dell'INAIL, calcoli, contributi, retribuzioni. Si occupa anche di organizzazione del personale, e in questa attività è quanto mai opportuno essere accompagnati dall'avvocato, anche perché poi l'avvocato si occupa più di materia giuridica, di materia giurisprudenziale, si trova probabilmente, non me ne voglia l'amico Francesco, un po' a disagio quando si parla dei numeri. Io
tendo sempre a dire che gli avvocati hanno dimestichezza con i numeri come il gatto ce l'ha con l'acqua, nel senso che non sempre l'avvocato ha contezza immediata dei numeri e quindi si appoggia al consulente del lavoro, certo. Così come il consulente del lavoro, non sempre ha contezza della giurisprudenza, ma lascerei la parola all'avvocato Francesco Alvaro per dire cosa pensa lui della accoppiata Johnny e Pinotto, avvocato lavorista e consulente del lavoro. No. Avvocato. Allora, diciamo che sui numeri non è come dici per quanto mi riguarda, perché io sono ragioniere. Ah, beh. Prima... Quindi puntualizziamo quindi questo aspetto. Il mio diploma in ragioneria, okay, su questo mi dà un vantaggio sugli altri. È un'eccezione, no, che conferma la però, pensavo già al rapporto con il consulente. No, però diciamo... È tutto vero quello che dice Ennio in questo senso. Una volta che viene posto all'attenzione del consulente del lavoro, che per noi diciamo è il portatore della verità aziendale, e cioè lui conosce perfettamente le dinamiche funzionali e organizzative interne all'azienda, e rispetto a questo può dare a noi i riferimenti quantitativi delle condizioni e delle disponibilità che un'azienda eventualmente ha a poter definire una vertenza piuttosto ad avere una esposizione ad un determinato costo qualora ci sia una vertenza, una rivendicazione da parte del lavoratore. Il problema qual è? Che ogni volta che si innesta o si instaura una vertenza, ciascuna delle parti, lavoratore e datore di lavoro, pensano e vogliono massimizzare il risultato. Il problema è che all'avvocato, spesse volte il consulente del lavoro, piuttosto che chi si occupa delle vertenze nel contesto delle organizzazioni sindacali, chiede da un punto di vista legale, da un punto di vista di interpretazione giurisprudenziale, come quel caso specifico, quel caso di specie, può essere poi trasposto in un'eventuale soluzione. E questa soluzione chiaramente deve essere un contemperamento di interessi e soprattutto deve essere chiaramente impostato di modo che ciascuno possa avere contezza e consapevolezza di quelle che sono le potenzialità di quella vertenza in senso positivo e in senso negativo. Il nostro ruolo qual è? Trovare quel punto di caduta che a tutte e due le parti perché per tutte e due le parti può rappresentare il perfetto equilibrio, oppure rappresentare che in caso di mancato accordo e mancata definizione stragiudiziale, l'eventuale esistenza di una vertenza può comportare dei rischi più o meno concreti e più o meno elevati. E poi tengo sempre a precisare che talvolta, quando anche una soluzione ipotetica ci possa essere, non è detto che l'azienda abbia disponibilità o possibilità di sopportare quel tipo di soluzione, quel lavoratore manifesti altrettanto la disponibilità a non cercare la massimizzazione del risultato che vorrà essere pronunciata dal giudice, anziché arrivare ad una preventiva chiusura della vertenza. Quindi stiamo capendo perché questa rubrica si chiama Il lavoro dalla A alla Z. Da Alvaro Zambon. Esatto. Un titolo televisivo. Di cosa parleremo nella terza parte? Anticipiamola, poi ovviamente sì, ci ritorneremo. Allora, parleremo di ciò di cui parleremo nelle puntate successive. Quindi andremo ad indicare gli argomenti che intenderemo trattare sia da un punto di vista più pratico operativo, quindi del consulente del lavoro, e da un punto di vista giuridico, giurisprudenziale e dottrinale da parte dell'avvocato giuslavorista. Grazie mille, quindi a dopo. A dopo. Dopo. Adesso Federcaccia Firenze. Ta-da! Simone e Mauro, rieccoci qua. Eccoci qua. La bellezza di questa trasmissione, poi parleremo con Mauro, è che consente non solo di arricchirsi sempre di più di nuove conoscenze, ma di trovare anche dei vecchi amici. Ennio Zambon e io siamo stati frequentatori di una parrocchia a Soffiano diversi anni fa, quando lui aveva capelli neri e anch'io, sinceramente, non la barba bianca. D'altra parte, oggi è la Candelora, Candelora, presentazione di Gesù al Tempio. E dopo aver detto questo, parliamo con Mauro. Mauro Danelli, segretario provinciale di Federcalcio Toscana, membro autorevole dell'ATC Firenze 5, ricordiamo anche l'avvocato Pietro Terminiello, no?
Oggi se c'era lui era un tris d'avvocati. Lo salutiamo. Lo salutiamo, che è presidente dell'ATC Firenze 5. L'ATC, Mauro, si sta occupando davvero con forza non solo del problema del cinghiale vicino alla città, vicino poi agli ambienti davvero fortemente antropizzati, con le operazioni di contenimento, che ricordiamo non sono caccia, non è attività venatoria, è contenimento. Quindi è un'operazione che alcuni cacciatori abilitati all'uopo, in accordo e coordinati dalla polizia provinciale, devono fare. Si sta occupando di questo, ma anche di quella che si può chiamare filiera delle carni. A te, Mauro. Dunque, come diceva il Presidente, abbiamo molti problemi per gli animali selvatici, soprattutto caprioli e cinghiali, quando si avvicinano alla città. Questo è un problema che tutti i giorni si fa presente, come vediamo da tutte le trasmissioni, vediamo i cinghiali che si avvicinano. Quindi una cosa importante è che per gli abbattimenti dei cinghiali nelle zone di divieto, quindi non è caccia, vorrei precisare questo, il cacciatore che abbatte un animale è del cacciatore stesso per l'abbattimento. Quando si viene, fanno il controllo, si chiama controllo, l'animale o la carne è dell'ATC o di altre associazioni che permettono questo. Quindi per poter usufruire della carne di selvaggina in questa maniera sono stati istituiti, o stiamo istituendo, uno abbiamo già fatto e uno è in via di realizzazione, dei centri di sosta. Questi centri di sosta dove mettiamo gli animali abbattuti in controllo, vorrei rispecificare, certo, il controllo, perché è una cosa importante da distinguere fra controllo e caccia. Quindi vengono abbattuti, vengono eviscerati, leviamo gli interiori e vengono messi in celle frigorifere che si chiamano centri di sosta, che la Regione Toscana con una sua normativa ha prolungato fino a 120 giorni di mantenimento, al che dopo vengono inviati ai centri di lavorazione carni per poterli mettere sul circuito di consumo dell'abilitazione per mangiarli. Il problema è che la realizzazione di questi centri di sosta è molto difficile, perché bisogna trovare intanto la posizione particolare dove installare la cella, avere la possibilità dell'accesso continuativo giorno e notte, e quindi la cosa è abbastanza complessa. Ecco, scusa Mauro, l'ATC Firenze 5 in qualche maniera abbiamo ovviato, no? Iniziato facendo un centro di sosta, diciamo mobile, in maniera da con un camion frigo, in maniera attrezzato per poter sollevare gli animali, perché insomma animali di 100 kg non è così semplice per poterlo e quindi per poterlo mantenere nelle giuste condizioni di freddo, eccetera. Allora, uno ce l'abbiamo, uno è in via di istituzione, però noi stiamo cercando possibilmente di realizzarli, anche per comodità di tutti, in due o tre punti dell'ATC Firenze 5. Nella città di Firenze è stato realizzato, stiamo cercando di trovare una località nell'Empolese e una nel lato Figline, lato Valdarno. Certo, anche perché noi sappiamo che i due ATC, no, hanno questo grosso bacino di competenza, e l'ATC 5, il Chianti, la città di Firenze, il Valdarno e poi il circondario. Della Valdelsa. Quindi interessantissimo anche questa esperienza, purtroppo tempi televisivi sono questi, bisogna concludere, interessantissima questa esperienza che magari può essere presa anche, no?
come studio e come obiettivo per altre ATC. Nella terza parte poi parleremo anche un po' di cultura, no? Perché Federcaccia non è solo un'associazione che rappresenta ovviamente gli interessi di tutti i propri iscritti, ma cerca anche di portare la cultura, la cultura venatoria fuori dalle proprie stanze, dai propri circoli, e di questo però parleremo successivamente. A te, Carlo. Benissimo, grazie mille Simone, andiamo avanti con Diritto al Punto. Diritto al punto, Lapo, l'amore eterno finché dura. Torniamo a parlare quindi di matrimoni, separazione, divorzio. Ci siamo fermati sul come comportarsi con i figli. Sì, appunto, l'aspetto primario, certo, è chiaramente quello della prole, laddove vi sia, chiaramente. E ci vuole appunto tutta una tutela adeguata, perché è un percorso particolare anche sotto questo punto di vista, fisiologicamente. E l'importanza che si ha è anche sotto l'aspetto appunto dell'affidamento condiviso fra i coniugi, dove però vi è un genitore collocatario prevalente, cioè laddove il figlio vi coabita e convive. Spesso e volentieri nella maggior parte dei casi è la madre, ma non è detto che sia effettivamente così, ad esempio. Quindi di conseguenza, come si dividono le spese fra ordinarie e straordinarie per i figli? Dopodiché parleremo anche degli assegni. Sì, certo. Le spese ordinarie appunto sono quelle che attengono al vestiario e sono quelle che attengono appunto all'istruzione e quant'altro. Mentre le spese straordinarie devono essere innanzitutto predeterminate insieme da parte dei coniugi e sono ripartite al 50%, ad esempio attività extrascolastiche piuttosto che attività ludiche che non vengono contemplate ad esempio nell'ambito e nell'alveo scolastico, piuttosto che anche esigenze di natura di salute appunto e trovino una necessità imprevedibile alla quale dover accorrere appunto nell'interesse del proprio figlio. Quindi l'assegno unico rientra fra i riconoscimenti al coniuge per i figli? No, perché l'assegno unico, la giurisprudenza ha chiarito questo, che idealmente è come se fosse al 50% di un coniuge e al 50% a favore dell'altro coniuge. È evidente che, come ripetevamo prima, in sede di accordo e quant'altro, un coniuge può anche rinunciare al proprio 50% e destinarlo totalmente all'altro coniuge. Assegno di mantenimento al coniuge, quanto aspetta? Questo è un tema assai caro e soprattutto molto dibattuto, nonché entra a far parte spesso e volentieri, anche quando molti clienti, di dinamiche anche particolarmente accese, perché come ripetevo prima si deve considerare appunto le ultime tre redditualità di un coniuge e dell'altro, e se vi è appunto una disparità cospicua, quindi comprovata, in questo caso è fatto sì che un coniuge corrisponda all'altro il mantenimento, che non è da confondersi con il diritto agli alimenti, che è ben altro aspetto che riguarda esclusivamente il fatto di quando vi sia ad esempio un coniuge e sia anche in totale situazione di disoccupazione piuttosto che anche di condizioni precarie e quant'altro. È un requisito che la legge, la normativa, nonché la giurisprudenza garantisce come minimo sostentamento. Assegno divorzile è sempre dovuto? No, allora potremmo dire che fino al 2017, con la sentenza Grilli, era molto dibattuto questo argomento. Successivamente alla sentenza Grilli ha chiarito che l'assegno divorzile non è assolutamente sempre dovuto, e non solo, ha chiarito anche un aspetto ulteriormente importante, quello sul tenore di vita che viene in costanza di matrimonio, perché appunto la sentenza lo ha totalmente abbattuto, questo principio si era radicato nel tempo, e l'assegno divorzile
è dovuto laddove è riconosciuto nella separazione, perché se non è riconosciuto in separazione non vi può essere l'assegno divorzile appunto riconosciuto nell'ambito del divorzio. Magari poi nella terza parte rifaremo tutto quello che è il... Un excursus, esatto, assolutamente. Anche perché magari chi è sintonizzato dopo non lo è adesso e viceversa. Assolutamente. Ci sono adesso però magari altri consigli da dare, che ti senti di dare? I consigli che mi sento di dare sono sempre soppesati al campo, cioè vale a dire a tutte quelle esperienze che mi trovo a affrontare con le varie problematiche di clienti, perché ogni separazione sì ha determinate regole che sono appunto quelle che stavamo dicendo un po' così a sommariamente, ma comunque si attengono molto agli aspetti personali e quant'altro. Se mi posso permettere di dare umilmente, per quello che può essere anche una mia esperienza, è che ultimamente favorire l'accordo è l'aspetto primario. Ora parlerò anche appunto così di Nazional Popolare, si veda bene anche appunto il discorso Totti Blasi, che erano partiti per farsi le barricate, poi gli hanno i legali portati a miti consigli, sia nell'interesse loro, anche perché ricordiamoci bene, quando c'è appunto una divisione fra i coniugi, inevitabilmente, indipendentemente anche dagli aspetti patrimoniali in atto, in essere, vi è comunque sia un aumento di spese, quindi devono essere contenute il più possibile. Oltretutto, come dicevamo prima, anche l'aspetto umano, certo, di rispetto reciproco e nei confronti della prole, laddove è possibile. Grazie mille Lapo, a dopo. A dopo. Grazie mille. Adesso azienda Mondo Verde. Ta-da! Quindi dopo un periodo di crisi, ripetiamolo, riparte questa azienda davvero preziosa, Mondo Verde. Cosa ha significato per voi il supporto della regione e ovviamente anche del comune e del sindaco? Direi che sono supporti essenziali e che ci auguriamo che continuino anche nel futuro. Mm-hmm. Ma non solo queste due istituzioni, tutti i nostri prodotti nuovi sono tutti prodotti fatti in collaborazione anche con le università, sia fiorentina che una grossa università rumena, che certificano i prodotti, tant'è vero uno particolare, diciamo, che abbiamo mandato in Bahrain. Cioè, abbia fatto una fornitura per la disincentivazione dei serpenti, problema che loro hanno e noi no, e quindi a disincentivante per il cinghiale e per i lupi abbiamo aggiunto anche questo. Ma ritornando alla domanda, sì. Questo presuppone grossi investimenti, non solo di capitali ma di menti, e non possiamo e non dobbiamo sentirci soli e abbandonati, altrimenti andiamo poco lontano. Abbiamo bisogno delle istituzioni, di sentire le istituzioni alle spalle, che ci supportino, che ci indirizzino, che ci mettano in condizione di poter accedere a quelli che sono i finanziamenti e le opportunità che da parte della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea vengono messe a disposizione. Questi sono fattori determinanti sotto tutti i punti di vista. La Regione per esempio ci ha mandato un pamphlet di 90 pagine, dico 90, con tutte le opportunità che c'erano, ma noi non siamo in grado di districarsi in questo mondo per noi assolutamente sconosciuto. Abbiamo bisogno di sapere per esempio a chi rivolgersi, dove poter andare, dopodiché se abbiamo le capacità e le possibilità accederemo, non vogliamo regali strani per intendersi, ma abbiamo necessità di poter capire come poter fare ad accedere a certe situazioni, altrimenti non possiamo fare quell'evoluzione del futuro. Noi abbiamo fatto un programma che dura fino al 2026, siamo certi che il 2026 tutto quello che abbiamo realizzato non servirà più a niente, non servirà, perché il mondo cambia totalmente, dobbiamo nel frattempo inventare e fare cose nuove, e se non ci sono dei supporti noi da solo non possiamo certamente inventare o fare le cose che non siamo in grado di fare.
Quindi proprio grazie al vostro supporto riparte questa azienda e quindi si sono salvati tanti posti di lavoro e ce ne saranno altri. Sì, certamente, e da questo punto di vista diciamo le parole del signor Mela sono un po' le parole di chi invita la lepre a correre. In questa legislatura noi abbiamo fatto una scelta precisa, quella di estendere il lavoro che facciamo di solito più classico di governo, di gestione dell'avvertenza, anche in due direzioni, diciamo così, nella direzione della prevenzione, cercando di intervenire laddove si intravedano i primi rischi, prima che appunto, diciamo così, la crisi diventi appunto una crisi irreversibile. E poi un'attività nella direzione del consolidamento e del rilancio delle aziende che vengono messe in sicurezza e con esse naturalmente i posti di lavoro, in un accompagnamento che prosegue esattamente diciamo nel solco delle cose descritte dal signor Mela, che sa perché sono cose su cui ci siamo ampiamente confrontati, e naturalmente nella collaborazione oltre che con l'impresa anche con le amministrazioni comunali, con le rappresentanze delle lavoratrici e dei lavoratori, mettendo appunto a disposizione delle imprese tutti gli strumenti di natura pubblica che oggi esistono a servizio delle imprese, dei loro piani, degli investimenti. E questo è un lavoro che naturalmente faremo con Mondoverde volentieri, oggi appunto che siamo di fronte a questa nuova speranza, ed è il lavoro che cerchiamo di fare su tutti i casi, anche quelli più complessi che si sono determinati aperti nel territorio regionale. Sindaco, quindi un'azienda che era e sarà preziosa per il territorio. Sicuramente lo era, lo è e quindi lo sarà, perché l'intenzione nostra come amministrazione comunale, ma non solo per Mondoverde, per tutte le aziende che vengono a investire nel nostro territorio, non parlo solo delle Scarpierie San Piero ma parlo nel Mugello in generale, penso sia uno stimolo e una soddisfazione da parte delle amministrazioni comunali. Logicamente quello che possiamo fare noi, come per tutti, è metterli a conoscenza magari degli strumenti urbanistici, di quello che si può fare, quindi anche nello sviluppo dell'azienda, dalla logistica, dalla organizzazione interna delle strutture, dagli ampliamenti. Ora, per esempio, siamo nella fase di redazione del nostro piano operativo e questo può essere anche un momento importante, quindi anche più snello, se ci sono necessità appunto per intervenire anche sugli strumenti urbanistici, per dare insomma anche quegli spazi logistici che poi sono fondamentali per un sviluppo di un'azienda e che più delle volte, come ha detto anche giustamente il signor Mela, non si possono pensare che siano delle norme eterne, ma hanno necessità di una flessibilità maggiore, perché altrimenti non si risponde alle esigenze di chi deve venire a investire e poi diventa difficile appunto soddisfare anche quelle che sono le migliori intenzioni di imprenditori o comunque di chi vuole fare impresa. Detto questo, grazie per essere stati con noi e grazie, signor Mela, in bocca al lupo per tutto. Non posso dire crepi perché facciamo gli dissuasori, quindi non è il caso, mi brucerei il lavoro. Grazie. Grazie, grazie, a presto, grazie. Buonasera. Adesso iter della compravendita. Stiamo spiegando quanto è importante il post vendita, con ovviamente dei passaggi preziosi, ad esempio controllo costante e accurato dei tempi, facilitare il sopralluogo al perito, ci siamo fermati a gestire eventuali criticità. Purtroppo le criticità sono sempre dietro l'angolo, anche quando c'è un accurato controllo, diciamo così, e si è lavorato bene prima, c'è sempre qualcosa che ahimè va storto. Quindi diciamo che anche lì un'attenzione costante è sicuramente una prerogativa importante. Vi dicevo prima che FIAIP ha istituito una FIAIP, appunto questo protocollo che, se seguito alla lettera, effettivamente aiuta anche un neofita, anche una persona che comincia da poco, ha cominciato da poco insomma a lavorare, ha la possibilità veramente in maniera molto semplice, molto trasparente, seguendo quei passi, di veramente non sbagliare, quindi di andare come si dice a fare gol e quindi sono tutti contenti. Andiamo avanti con il controllo dei documenti.
Allora, qui mi scontro sempre, uso la parola scontro, ma lo dico bonariamente, con la maggior parte degli studi notarili, quali si aspettano sempre dagli agenti immobiliari la documentazione completa all'istante. Nel mio caso effettivamente è così, però insomma so che molte persone si trovano un pochino a disagio perché poi non sempre si segue, come dire, un certo iter e quindi non sempre abbiamo a disposizione tutta la documentazione. Io lo ribadisco, insomma, riesco a fare, come dire, a essere più capillare, certo, e quindi ad avere più flessibilità in questo senso anche rispetto a poi a chi dobbiamo fornirli, proprio perché non gestisco una marea di pratiche che magari mi danno, come dire, l'ansia e non mi danno il tempo poi fondamentalmente di poterli seguire accuratamente. Preferisco scegliere e seguirne meno e questo mi aiuta poi nel stare più attento, insomma, quindi quando l'amico, o per meglio dire, quando il braccio destro, perché di solito ci rapportiamo sempre con persone che non sono direttamente il notaio, ma insomma sono dei facenti funzione molto preparati e molto in gamba, devo dire, riesco sempre, come dire, a fornirgli quella documentazione. Sbaglio anch'io, oggi ho mandato un estratto di matrimonio, mi avevano chiesto un'altra cosa e mi hanno tirato le orecchie, quindi vabbè. Succede, siamo umani, no? Assolutamente. Si può sbagliare. Finché lo sbagli è questo, va bene, insomma, non succede nulla. Consegna documenti studio notarile. Ecco, appunto. Quello, lo abbiamo appena detto, lo possiamo saltare. E quindi consegna chiavi. Delle chiavi. Diciamo che arrivato a questo punto abbiamo finito. Io, se sei d'accordo, farei un breve riepilogo. Un po' di tutto quello che abbiamo detto in queste tre puntate. Sì. Spero che il mio contributo sia valso, come dire, ad aiutare magari un pochino chi si deve avventurare la prima volta nella compravendita. Sì, anche perché so che sei stato contattato, quindi. Sì, è vero, ho ricevuto dei contatti, sono contento di questo, ma sarei ancora più contento se magari il messaggio che volevo mandare sia arrivato, insomma, in maniera efficace. Quindi, diciamo, una buona stima è la prima cosa che un proprietario di casa che vuole vendere casa o affittare anche semplicemente casa deve assolutamente farsi fare. La seconda cosa è chiaramente trovare un agente immobiliare a cui affidare un incarico. Siamo in tanti, non sono l'unico a lavorare in un certo modo, quindi ce ne sono tanti professionisti seri. Il terzo passaggio è quello poi di sviluppare del materiale e quindi una promozione adeguata sui siti internet principalmente, ma insomma a livello pubblicitario. Dopodiché saltiamo il passaggio della proposta, delle preliminari di ricerca di mercato, perché chiaramente vengono da sé, il famoso post vendita, sì, in questa puntata abbiamo dedicato abbastanza tempo. Alla fine, se non ci sono stati problemi, si arriva alla consegna delle chiavi, quello è il momento più bello, perché insomma personalmente purtroppo mi trovo a volte a gestire delle pratiche, come diceva l'avvocato Bartalucci prima, insomma frutto di divorzio o quant'altro. E insomma non è poi così semplice, insomma se non hai lavorato bene prima rischi che l'avvocato Bartalucci di turno poi dopo insomma esatto, ti crei qualche esatto problema, insomma, ecco. Prima di chiudere, se me lo concedi, certamente, volevo fare un elogio a Mondo Verde, al dottor Mela, perché diciamo così il vostro lavoro ovviamente avvalora anche come dire, gli immobili che poi vado a vendere, nel senso che durante la pandemia abbiamo visto che giardini, anche piccoli spazi che prima rimanevano inutilizzati, grazie a Dio oggigiorno li stiamo riscoprendo, quindi opere a verde eccetera, quindi chiaramente i vostri prodotti, ho sentito vegani, sono ancora più contento, aiuteranno senz'altro, insomma, quindi grazie e complimenti. Ci davvero. Hai fatto benissimo, Faustino. Hai un tuo sito? Ho il mio sito www.ffgroup.it.com, è indifferente. Per qualsiasi domanda, tada@rtv38.com, ormai lo sapete. Grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a voi, grazie a voi, arrivederci. A prestissimo. A prestissimo. Ma adesso, prima di andare avanti, spazio alla cucina. Oggi siamo in compagnia del nostro risto macellaio Luca Menoni. Ciao Carlotta. Ciao. Buonasera Luca. A tutti. Come stai? Vi ho fatto una sorpresa stasera, Ta-da. Di solito non è il mio giorno, ma stasera sono corso qua. Oh. Però anche stasera verdura. Verdura. Non è vero. Carne, c'è la verdura, ma c'è anche verdura la ciccia. Di contorno. Sì. Mi quindi aiuti stasera, perché c'è da fare. C'è da legare. Vedremo i nostri indossare telespettatori, come sempre. Da che ora? Dalle ore 19, mi raccomando. Puntualissimi. Puntualissimi. A dopo, Luca. A dopo. A dopo, Carlotta. A dopo, Tadaisti. Adesso lavoro da A alla Z.
Ta-da! Quindi, cosa si propone con questa rubrica, con questa nuova rubrica? Il lavoro dalla A alla Z. Allora, vogliamo sapere tutto. Ok, cercherò di sintetizzarlo. Come ho detto prima, il lavoro dalla A alla Z, al di là della battuta che è il lavoro trattato dall'avvocato Alvaro e dal consulente del lavoro Zambon, si pone come finalità quella di parlare, si spera in modo semplice ed esaustivo, di una materia complessa come il diritto del lavoro, sia in relazione all'attività del datore di lavoro, sia in relazione anche all'attività dei lavoratori. Per cui abbiamo pensato di trattare nelle prossime puntate degli argomenti che abbiamo ritenuto essere un po' di interesse per tutti gli spettatori. Gli argomenti saranno questi, li elenco velocemente, poi lascerò la parola all'avvocato. Innanzitutto, la prossima volta parleremo delle tipologie di rapporti di lavoro, quindi la subordinazione, il lavoro autonomo, il lavoro parasubordinato. Passeremo poi a parlare delle tipologie di contratto di lavoro a tempo determinato, a tempo indeterminato, intermittente. Un'altra puntata sarà dedicata alla tutela dei lavoratori, quindi parleremo di malattie ed infortuni, di gravidanza e puerperio. Parleremo poi del potere disciplinare del datore di lavoro e delle azioni da compiere o che si possono compiere nei confronti dei lavoratori, ovviamente nel rispetto del diritto dei lavoratori. Parleremo poi, ahimè, di licenziamento e anche di dimissione, quindi della risoluzione del rapporto di lavoro, per poi parlare di mansioni e di retribuzione. Abbiamo pensato di strutturare i nostri interventi in tre momenti. Un primo momento in cui parleremo della notizia della settimana, cioè della notizia più importante giuslavoristica pubblicata fra una puntata e l'altra. Avremo poi un momento in cui affronteremo il tema della puntata, e quindi uno di questi temi che vi ho appena elencato. E infine, nell'ultima parte del nostro intervento, daremo le risposte ai telespettatori che formuleranno i loro quesiti all'indirizzo che Tadà, Carlotta prima... rtv38.com. Okay. E quindi io e l'avvocato Alvaro formuleremo le risposte sperando poi di soddisfare i telespettatori. Ma e sarà sicuramente così. Avvocato. Diciamo, l'idea parte da un presupposto che il diritto del lavoro accompagna sostanzialmente la vita di tutti noi. Senza volerlo, noi alzandoci al mattino e per dire andiamo a lavorare, chi ha ovviamente la fortuna di poterlo fare oppure di andare a cercare un lavoro, già cerchiamo di adempiere ad un diritto o ad un dovere, nel senso che la nostra Costituzione prevede che il lavoro sia un diritto ma anche un dovere. All'interno di questi doveri ci sono chiaramente degli obblighi che fanno parte di quello che è il rapporto contrattuale datore di lavoro lavoratore, e quindi noi, partendo da un presupposto che ciascuno di noi in ogni momento ha dei dubbi rispetto alle modalità con le quali sta svolgendo la prestazione e si sta svolgendo quel rapporto di lavoro che magari immaginava dovesse essere diverso, dovesse essere comunque tutelato in maniera diversa, ci poniamo delle domande, sono quelle domande che comunemente i datori di lavoro, i lavoratori ci pongono nel momento in cui ci vengono a chiedere consulenza. Accanto a questo, come Ennio diceva, volevamo dare un focus, un'attenzione su degli argomenti che costantemente sui mass media o sugli organi di informazione vengono dibattuti e vengono discussi. Per esempio, se fosse stata oggi la prima puntata, chiamiamola operativa, avremmo per esempio cercato di spiegare cosa sono le gabbie salariali. Se ne sta parlando ultimamente in maniera imponente a livello di dibattito, e avremmo spiegato che è qualcosa che è venuta meno negli anni 70 e oggi, visto che c'è un costo della vita diverso tra alcuni territori all'interno della nazione, per esempio è chiaro che nel sud c'è un costo della vita che è inferiore rispetto a quello del nord, la discussione è se le retribuzioni dei lavoratori che vivono in un certo contesto territoriale debbano essere uguali o maggiori rispetto a chi vive in un altro contesto. E noi contiamo di poter fare tutto questo attraverso anche le domande
che i telespettatori vorranno fare, certo, che chiaramente saranno quelle a cui potremmo dedicare uno spazio, sapendo che possono essere un momento di aiuto, un momento di partenza rispetto a una valutazione che ciascuno può fare del suo rapporto di lavoro e del suo contratto di lavoro, pensando che quello possa essere per molte persone che si trovano in quella stessa condizione un iniziale aiuto al fine di comprendere se davvero ha un diritto da rivendicare, oppure se effettivamente aveva un dubbio rispetto al quale invece quel problema che pensava fosse esistente tale non è, perché il diritto non dà in quel caso a lui una ragione. Cercheremo di farlo in maniera semplice, cercheremo di farlo in maniera per cui il diritto del lavoro quotidianamente possa diventare anche qualcosa di conosciuto alla collettività. Avete il vostro sito? Il mio sito è www.zambonepartners.it. Io non ne ho. Lui non conosce. Io non ne ho, perché non sono così tanto informatizzato da questo punto di vista. Quindi inizieremo tra due settimane. Il 16 di febbraio, e parleremo, ripeto l'argomento, così se gli spettatori vogliono fare l'argomento, quale sarà? Sì. Le tipologie di rapporto di lavoro, lavoro subordinato, autonomo e parasubordinato. Benissimo, tanto possono scrivere alla nostra mail che ormai conoscono molto bene. Grazie mille. Grazie. A prestissimo. Grazie. Buonasera. Grazie. Adesso Federcaccia. Ta-da. Simone, ta-da. Eccoci qua. Terza parte. Allora, abbiamo affrontato nelle prime due parti un problema di estrema attualità, che è la presenza del lupo sempre più vicino alle abitazioni. In realtà una presenza che dà fastidio tanto anche ai nostri partner coltivatori. Poi abbiamo affrontato nella seconda parte quello che si potrebbe definire il progetto filiera delle carni, che deriva certamente dalla enorme presenza di cinghiali, soprattutto cinghiali, anche in questo caso vicino alla città, vicino ai paesi, vicino ai luoghi antropizzati. E abbiamo detto che certamente il prelievo in contenimento non è caccia, ma per l'appunto è contenimento, e questa carne prelevata in contenimento, che peraltro è una grande opportunità, può avere un percorso particolare e arrivare addirittura con un marchio, questo non l'abbiamo detto, lo dico adesso, sui canali commerciali. Certamente il cacciatore gestore del territorio, no? Abbiamo intitolato questa nostra presenza, questo nostro intervento oggi. I problemi che i due comitati, ATC Firenze 5 e ATC Firenze 4, abbiamo la fortuna oggi pomeriggio di avere il sindaco di Scarperia, San Piero, mi dimentico sempre San Piero, mi perdonino i nostri soci di San Piero, che è qui con noi, che è membro, lo ricordo, autorevole del comitato di gestione dell'ATC Firenze Nord, che è appunto Firenze 4, Firenze e Prato. I problemi e le situazioni da affrontare sono più o meno le stesse, anche se il territorio certamente è differente, no? Il territorio del Mugello e dell'Alto Mugello ha le proprie peculiarità, il territorio del Chianti, del circondario della Valdelsa, ha altre caratteristiche, ma i problemi, la presenza ad esempio dei cinghiali eccessiva, è in tutti e due i territori sempre la stessa. E quindi cacciatori insieme agli altri partner, gestori del territorio. Chi sono gli altri partner? Coltivatori, quindi le tre associazioni agricole presenti nel comitato gestore, le altre associazioni venatorie, certamente le istituzioni, le associazioni ambientaliste. Certamente Federcaccia, che oggi rappresenta il 52% dei cacciatori di Firenze e oltre il 53% degli iscritti dei due ATC, è l'associazione più grossa e diciamo ha più rappresentanti delle altre, e quindi ha anche una responsabilità maggiore rispetto alle altre associazioni, che in ogni caso sono presenti nei vari territori. Detto questo, Federcaccia Firenze non è solo rappresentanza di un mondo peraltro che sta invecchiando e che dobbiamo sempre più rappresentare e tutelare, ma è anche qualcos'altro. Da quando questo consiglio direttivo, in realtà ora sono diversi anni, insieme a Mauro, mio segretario, sono diversi anni, ci avviamo alla fine del terzo mandato, e quindi sono 15 anni, si è resa conto che non solo non c'è un ricambio generazionale, non solo non c'è la quota di rimonta, che in zootecnia è quella quota
di soggetti giovani che prendono il posto dei più vecchi, in questo caso mio e di Mauro, ma non si riesce a esportare anche quella che è la cultura venatoria fuori dalle nostre stanze. Noi molte volte ci parliamo addosso, siamo bravi, siamo più bravi di tutti, eh? Che cosa facciamo? Ce lo diciamo solo fra di noi. Ecco, la caccia non è solo passione, non è solo davvero quella che si dice in Toscana la passionaccia, no? Questo attaccamento a questa attività, che poi passione, no? Deriva dal verbo patio, sofferenza, no? Pensiamo a quante volte dico il martedì, questa trasmissione dedicata agli appassionati. Non è solo passione, non è solo gestione del territorio, ma è anche cultura. Come fare a esportare, a parlare di cultura? Ecco, Federcalcio Firenze ha pensato di bandire vari concorsi di narrativa. Siamo arrivati al nono, bandiremo anche il decimo, eh? Facciamo 10. Quest'anno però premieremo, intorno alla fine di marzo, i vincitori del nono concorso di narrativa. Concorso di narrativa che ha visto la presenza di scrittori, perché questo sono, e chiudo brevemente, dalle Alpi alle Piramidi, dalle Alpi davvero alla Sicilia. La giuria si è riunita proprio in questi giorni, ha indicato i vincitori, che rimarranno segreti fino al giorno delle premiazioni. Poi faremo anche un libro per raccogliere i racconti, per cercare davvero di portare fuori questa nostra cultura e questa nostra tradizione, che comunque ogni 15 giorni ritornerà su questi schermi. Cosa ci parlerà prossima volta? Vabbè, diciamo, quando sarò in veste di Federcaccia, presidente della Federcaccia, vedremo martedì prossimo, lo sapremo solo con Alchimia tadando. Botanica. Sapremo solo tadando e rimanendo su questi schermi. Arrivederci e a te, Carlotta. Grazie mille, grazie mille. Adesso andiamo avanti con Diritto al Punto. Lapo, anche con te adesso ci divertiamo a fare il punto della situazione. L'amore è eterno finché dura. Matrimonio, separazione e divorzio è stato l'argomento di quest'oggi. Sì, l'argomento direi ampio, che non è possibile appunto trattare in un'unica puntata, ma può essere servito, almeno mi auguro, a molte persone essersi, diciamo, un po' chiarite le idee, piuttosto che se avessero appunto anche delle ulteriori richieste più specifiche, come tu mi insegni, c'è la mail. C'è la mail. Tada, @rtv38.com. Ormai. L'abbiamo imparata tutti. È un vero? Mantra. Oggi. È un mantra. Vero. Quindi, per riassumere brevemente a favore appunto di tutti coloro che ci stanno guardando, si sono appunto appena sintonizzati, l'aspetto a oggi importante è quello di poter trovare o lavorare per trovare, al di là appunto delle posizioni distanti, un accordo. Abbiamo visto lo strumento della negoziazione assistita, che è molto valido per le tempistiche e anche per evitare tutti quegli accessi che vi devono essere appunto separazioni classiche, ortodosse, in tribunale e quant'altro. Nel caso, in realtà, sussiste sempre nel codice di procedura civile la separazione consensuale, che in quel caso viene depositata con ricorso congiunto dai coniugi e serve soltanto un legale in tribunale. E la deriva appunto è quella della separazione giudiziale, laddove appunto non vi sia accordo minimo fra i coniugi, e a quel punto si incardina come fosse una vera e propria causa civile a tutti gli effetti, quindi con prove, documenti e quant'altro. Crea degli strascichi molto lunghi, inasprisce le posizioni, ripeto, la convivenza anche con i figli e quant'altro, e quindi tendenzialmente ormai oggi, a meno che non vi siano proprio posizioni così distanti e non portino un accordo, si sconsiglia sempre, al di là delle tempistiche che sono veramente molto lunghe. Poi abbiamo ovviamente parlato anche dell'assegno divorzile e l'assegno unico. Sì, colleghiamoci a questo, probabilmente prima non l'abbiamo detto perché appunto, come ripeto, è una materia molto ampia e poi va vista caso per caso. Spesso e volentieri molti clienti, giustamente, non essendo avvezzi, chiaramente tranne chi si è dato da fare, diciamo così, a determinate regole, c'è spesso una confusione fra separazione e divorzio. Chiaramente noi, come legislazione italiana, siamo praticamente gli unici che abbiamo, diciamo, questo doppio filtro della separazione e del divorzio.
La cosa importante da capire e da apprendere è che nella separazione non vengono meno e si esauriscono gli effetti civili del matrimonio, perché in realtà a tutti gli effetti un coniuge rispetto all'altro ne rimane erede, tanto per citare un esempio, nonché in costanza appunto di separazione non si può contrarre ulteriore matrimonio, giusto per citarne ancora un altro. Gli effetti appunto civili effettivi del matrimonio vengono meno e soltanto con il divorzio, quando si addiviene al divorzio, allora soltanto in quel momento si cessa. Altro aspetto importante, spesso e volentieri mi trovo a sentire fra le prime domande di chi è di là dalla scrivania, è le tempistiche. Da diversi anni ormai è cambiato tutto questo aspetto sulle tempistiche, perché siamo passati dai 3 anni che dovevano trascorrere dalla udienza presidenziale a quando si poteva poi uno dei due coniugi chiedere il divorzio dopo la separazione. Adesso invece siamo passati a 6 mesi e 1 anno. A 6 mesi se vi è stata una separazione consensuale, anche appunto mediante negoziazione assistita, o 1 anno se è stata giudiziale. Detto questo, sì, vediamo anche la tua mail. La mia mail per qualsiasi informazione e domanda. Assolutamente, oltre appunto a quella della redazione. Sì, non so ripeterla. lapobartalucci@studiolegalebartalucci-vitelli.it. E per chiudere, sì, così come l'amore è bello finché dura, è che le vie del Signore sono infinite, ma anche quelle dell'amore, quindi pensateci. Grazie Lapo. Grazie per essere stato con noi. A prestissimo. Grazie. Ma adesso, come sapete, ovviamente dovete restare sintonizzati. Vero Luca? Io sono pronto. E io con te. E voi, mi raccomando, con noi. Restate sintonizzati, perché Tada continua in cucina.